E facciamo un saluto che si mette davanti. Puttana. Però. Oggi è il secondo giorno e stiamo finendo. Oddio. Veramente il terzo giorno. Che montiamo così, no? Ieri solo. Oggi è venerdì. Ah, oggi è venerdì, sì. Avantieri sono arrivati oggi. Arrivati avantieri. Minchia, ancora il secondo giorno. Secondo giorno. Si vede che sorrido? Eh? Non si vede! Però allora sono fermo perché Melo non mi ha tagliato le tavole ancora. Vatti a prendere il caricabatterie. E che? Non stai facendo un cazzo, meglio che te lo prendi. Ma ecco, scendere dopo, sotto. No? Tanto sicuramente verrà qualcuno adesso. Quindi dobbiamo aprire. Sicuro. Puoi scommettere arriva qualcuno? Vabbè, vi faremo sapere. Forse abbiamo finito. Dobbiamo fare un conto generale. Che abbiamo contato 80 facce, però forse alcune sono doppie, quindi domani si vedrà. Adesso montiamo il compressore. La smerigliatrice. Ci sono le altre prolunghe. Rinforzati li abbiamo messi. Ragazzi, oggi le sole le ho fatte 5 in un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Aspettavo, mi sono divertito. Con la musica dei Beatles, eccetera, eccetera. Poi ci sono i pazzi che stanno facendo azioni di teatro. Faccio vedere. Abbiamo dato lavoro a dei ragazzi che... Raccontate la vostra esperienza. Non c'è niente da raccontare. Ce l'ho trovato un millimetro. Ci serve un millimetro professionale. Un calibro. In angoli a 90 gradi precisi. E poi gli attacco la tavola. Melo è troppo preciso. Teniamola fermissima. Troppo preciso. Ovviamente. Una volta in piedi ho fatto una spesa di insegnante di bocca e abbiamo portato che sono innamorato di tua madre. Abbiamo preparato il telo, qui si metteranno le quinte e tutto quanto. Quanto sono grandi quelle del pavimento? Minchia, non lo so, sai che non lo so, ora lo so. Se volete fare delle porte non chiamate loro due. Ci siamo, perfetto. Ora capisco perché io ando a ordine le porte falegname di mano dopo 6 mesi. Chi sa che non morirvi. Guarda. Guarda. In diretta. Guarda, compare, devi fare. Non ti spiegherei il metodo che usare, ti direi fai la porta, per favore. Ti ho visto. E poi vediamo qual è quella che funziona. Ormai ti ho visto. La porta. Pomeriggio ci montiamo. Pomeriggio pavimento e alzare pareti. Pavimento grande così stai facendo, ma fagli a 4 o a 2 in modo che li possiamo gestire meglio. Devi unire tutti insieme. Li dobbiamo unire per forza perché poi devo unirli all'altro. Poi? Perché tra questo e quello si alza. Ragazzi, oggi sta succedendo oggi un paio di giorni sta succedendo una cosa rarissima. C'è Melo che è nervoso. No, mai neanche io l'avevo mai visto così. Mai.
Sei nervoso, ma... allora, parla con la telecamera, così magari ti passa un pochettino. Ehi, ragazzi. Aiuti a ti aiuta a smaltire. Come siamo? No, no, parla, parla. E dove? Continua il discorso che stavi facendo. Un attimo. È proprio fuso. Fuso forte. Tranquillo che l'alziamo la stanza. Tranquillo, sono tranquillo. Nervoso. Mi pare mi hai spostato questa cosa. No. Io non l'ho neanche toccato. Non l'ho toccata io. Non l'ho toccata. Una terra. Manca la qualunque. C'è un bordello qua dentro. Guarda, sì, sì. Ripeti quello che hai detto prima. Ma com'è che sono sempre io? No, basta. E facciamo un saluto che si mette davanti. E facciamo un saluto alla nuova arrivata. Ciao, nuova arrivata. Ciao. Commentate con un saluto. Bravo, bravo. Mi sei troppo bravo. Minchia, sei un pezzo di merda. Proprio. Pierluca, Pierluca. Pierluigi. 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 Pierluca, se non ci offri niente sei un cero, eh? Pierluca che? Pierluca che? Chi c'è? Chi è? Siete voi che non la sapete tenere la perché sono su Rosa? E il video. No, però, no, tutte cose, non sono. Ah, tutte, siamo già il video 2, metto. Sì, vabbè. Fammi il video. Ah, a me, Rosa no. Dai, vai, va, fatti una roba. Solo a me la prima, Rosa no. Va bene, va. Faccio il video pure a questi tre. Non è il momento non ti distrarre, Pierluca. Ah, non stai vedendo la chiesa di cuore, mannaggia a te. Oh, da dietro siete precisi. Sì, ma per non usare la chiesa di cuore, devo dire. I capelli sciolti non ce li attaccate. È vero. Chi è Pierluca e chi è Ruben? Chi è Ruben e chi è Pierluca? Dove è la chiesa di cuore? Fuori. Minchia, tu bro. No, fermo. Un attimo, non lasciare niente. Io sono un boss. Di loro lavorano, io li guardo. Giusto, Luca Vocantello. Bravo! Bravo Ruben, bravo! Io mi soffrivo. Perché è troppo lungo? È troppo grosso. Abbiamo finito, ragazzi, guardate Rosa che per la prima volta nella sua vita ha messo lo stucco, però bravissimo. Grazie. Si vede. Ma perché l'avete messo? Perché ci sono gli ghiodini. E poi perché non ci sono i ghiodini? Perché siete pirla. E qua un altro? Sì, due proprio, sono due. Allora. Messe proprio una accanto all'altra. Okay. Dal vescovo a... Anche dal vescovo proprio al... La più bassezza di tutto il mondo. Buonasera. Oh, padre, c'è qua. Vuoi venire a abitare qua? Poi qua dentro. Pensavo. Si sono vestiti così per sistemare la finestra. Dovevo fare l'appoggio, veramente la sei. Due coglioni. Oggi Ruben era meglio che si stava nel letto. Già fai un po'. E ne stanno succedendo di ogni. Di ogni. Di ogni. Di ogni la plastica, aspettavo. 100 metri quadri. Tutto si risolve col seghetto alternativo, Mela. Sembra.
Ho capito che è alternativo, ma ci vuole un'alternativa. Ci vuole un'alternativa all'alternativo. Però quando fa le battute si imbarazza, la faccia di voi si vergogna. Si vergogna a fare le battute. Voglio mettere battute. Non lo può fare il comico lui. Tipo la gente ride e lui si vergogna che la gente ride. Bello! Scappa! Sto prendendo la sei. Ah, per il cane. Si vede dentro così. Si vede la paura nei suoi occhi. Minchia, volevate fare 200 pannelli per. Oh, guardate ragazzi, questo se l'è fatto tutto rosa. Aspettate che giro. No, quella è la mia. Tutto. Qua già è asciugato, una mano sola. Io l'attacco. Lì ancora no. Ehi! Devo mettere il beep. Perché sennò si capisce il riferimento. Guarda qui, guarda qui com'è questa porta. Sì, però devi essere più veloce a fare. Non è veloce. Devi essere più veloce a fare le porte. Perché porco disco. Io me la penso in zero. Tu sei danzona la notte la volta. Ancora la finestra non è. Però guarda la finestra. Ma non hai i vetri. Guarda la finestra. Ma non hai i vetri. Questa angolatura perfetta. Poi puoi virla. Questo già l'hai attaccato. No, è attaccato più. Perché qua in mezzo gli puoi mettere il vetro. Ma mi dica, sei bravo. Oh, ma sei proprio Carmelo Fizzi. Sta finendo tutta, non ci credeva nessuno. Nessuno ci credeva. Questa è la seconda. Ah, ancora lì sopra, ok. Ah, lì si sta asciugando. Minchia, spettacolare. Se no la regolazione di bianco. Allora commentate se vi piace o no. Vabbè, adesso fai un pochino. Domani. Domani.